Un vasto incendio è scoppiato questa notte in una ditta di stoccaggio di tessuti in via Oio a Montemurlo. L'allarme è scattato attorno alle 23:30 di ieri. Le fiamme hanno distrutto il capannone e hanno minacciato i fondi attigui. Sul posto i vigili del fuoco di Prato, Montemurlo, Vaiano, Pistoia e Firenze, tre le squadre in azione con altrettante autobotti, un'autoscala e un carro aria. Per precauzione sono state inviate anche due ambulanze inviate dal 118, ma per fortuna non risultano feriti. A chiamare il 115 sarebbe stato un cinese, avvertito a sua volta da un connazionale che ha visto le fiamme uscire dal capannone. Sul posto anche la municipale, che ha subito contattato i proprietari dei capannoni vicini per mettere in sicurezza la merce eventualmente presente all'interno. Le ditte accanto a quella incendiata sono state in parte danneggiate dal calore e dal fumo. La copertura della ditta incendiata è crollata, da verificare che sia in amianto. Un'alta colonna di fumo era visibile da lontano. Le fiamme sono state alimentate dalla grande quantità di merci presente all'interno, soprattutto stracci. Per domarle i vigili del fuoco hanno impiegato 3 ore, ma il lavoro di messa in sicurezza è proseguito per tutta la notte. Sono in corso di accertamento le cause dell'incendio. Non si esclude nessuna ipotesi, neanche quella dolosa. Per tutta la mattina personale dell'ufficio di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco di Prato ha compiuto dei rilievi all'interno della ditta bruciata mentre erano in corso le operazioni di raffreddamento. Nel pomeriggio sono iniziate invece le attività di bonifica con lo smassamento dell'ingente quantità di stracci bruciata, un'operazione che probabilmente si protrarrà fino a domani.